In realtà abbiamo iniziato alla Badiola perché volevamo cominciare in un'area territorialmente piccola di frazione per rinnovare l'impegno dell'amministrazione laddove necessita per l'appunto l'intervento del comune. Lì delle opere sono state fatte, c'è stato un grande spirito costruttivo e io ringrazio profondamente i residenti per la numerosa partecipazione. Come oggi la sala è gremita, ci dà tanto entusiasmo per rinnovare un impegno che pensiamo di aver prestato in questi 10 anni da sindaco nel comune, e un impegno che è rivolto soprattutto a delle tematiche che ci stanno particolarmente a cuore. La prima è il lavoro. Terranova è uno dei centri occupazionali più importanti del Val d'Arno. Sono orgoglioso di far parte della storia degli amministratori che hanno condotto questa città da essere un luogo dove c'era il cartello scritto zona depressa ad essere invece uno dei luoghi dove tanti cittadini anche di altre città si spostano per venire a lavorare. Merito degli imprenditori, merito anche dell'amministrazione che li ha supportati con la pianificazione urbanistica tempestiva. Infatti gli obiettivi sono ancora una volta Valvigna, perché in questi 10 anni è cambiata tanto, ci sono tante imprese che si sono consolidate, ne sono arrivate di nuove e c'è il lavoro di qualità, che è un altro aspetto molto importante, c'è un'attenzione al welfare aziendale. Lì con le varianti che abbiamo approntato e che stiamo per approntare ne arriveranno di nuove di aziende, e questo è un ulteriore messaggio di speranza e di futuro per Terranuova e per l'intero Val d'Arno. Così come l'impegno rivolto alla pianificazione urbanistica della Penna, dove si consolideranno delle aziende esistenti e anche lì ne potranno arrivare di nuove, e la sfida che finalmente possiamo vincere grazie alla viabilità Coste Casello in fase di realizzazione da parte della Regione, perché pianificheremo quell'area in modo tale che abbia una destinazione artigianale e produttiva con nuovi posti di lavoro. E poi l'attenzione sul sociale. In 10 anni sono stati investiti 58 milioni di euro per i servizi extrascolastici, educativi, per le famiglie, gli anziani, per l'inclusione sociale, per integrare gli affitti, per le bollette, anche lì un impegno importante, con uno sguardo rivolto a colmare quelle che sono le lacune. In primo luogo un centro diurno, perché la popolazione cresce d'età, cambiano le esigenze e questa è una risposta che dobbiamo dare, così come dobbiamo confermare il nostro impegno verso la scuola, e la realizzazione del nuovo asilo nido è una delle sfide più belle raggiunte dal PNRR, di cui dovremo seguire i lavori e l'inizio, che anche questa è una cosa a cui teniamo molto e molto importante. E poi i cuori pulsanti della nostra città, mi riferisco in particolar modo ai circoli delle nostre frazioni con la proposta della cooperazione di comunità, ossia l'istituzione di un soggetto giuridico che in questo momento la Regione prevede e che permette di erogare una serie di servizi che vanno oltre il prezioso caffè preso insieme nei circoli delle frazioni e permette di darne di nuovi, in particolar modo l'assistenza per quanto riguarda i servizi online, verso i quali non tutti hanno dimestichezza, la possibilità che per le persone che hanno più difficoltà a muoversi o hanno ridotte capacità motorie di prendere la spesa al circolo, che è un momento di socializzazione e allo stesso tempo un servizio prezioso, e così via. E poi il contrasto ai cambiamenti climatici, l'importanza dei parchi e dei boschi urbani. Ci sarà una concentrazione particolare sul capoluogo, nella zona di Paperina, sul parco fluviale, nella zona del Lupo, ma anche nelle frazioni. Questi sono alcuni dei nostri impegni, nei prossimi appuntamenti ne delineeremo altri. Ecco, è impossibile non farle questa domanda, sono due campagne elettorali che lei ha trascorso anche con altri suoi alleati. Questa è una campagna elettorale un po' diversa e particolare, perché si trova a fronteggiare in campagna colui che invece è sempre stato accanto a lei, anche nelle passate, non solo nelle passate campagne elettorali, ma anche nella giunta. Io l'ho detto, per me è stato un dispiacere personale, ma in corso di questi mesi purtroppo tanti segnali lo hanno dato verso altre scelte. Abbiamo visto che c'è stata anche alleanze, diciamo, che sono fatto alleanze fuori dal nostro perimetro. Noi in realtà la coalizione è tutta intera e si ripropone così come era l'altra volta. Manca una persona, ci confronteremo alle elezioni sulla capacità, la competenza di governare, e quelle saranno le proposte per la nostra città.